Seminar, che quest'oggi si intitola Senso ed esperienza nelle realtà virtuali e che sarà tenuto da Gianmarco Thierry Giuliana dell'Università di Torino. Io sono Antonio Sant'Angelo, sono uno dei Senior Research Fellow del centro Nexa e vi introduco quello che ascolterete oggi. Gianmarco, intanto vi introduco il nostro ospite. Gianmarco Giuliana è un assegnista di ricerca dell'Università di Torino e adesso docente a contratto. Si occupa soprattutto di studi sui giochi digitali, i mondi virtuali e le esperienze in realtà virtuale. E di questo si è occupato in tanti articoli, in tante conferenze che ha tenuto in giro per il mondo. Proprio poco prima che iniziassimo mi parlava dell'ultima che ha tenuto la scorsa settimana all'Università di Parigi ed è curatore di un libro che io trovo molto interessante che si intitola Meaning Making in Extended Reality, Senso e Virtualità, uscito nel 2020 per Aracne. Ha fatto tante altre cose, che poi magari ci racconterà lui dopo. Oggi ci parlerà soprattutto del rapporto fra realtà virtuale e il mondo in cui viviamo sulla base di come sono fatte le esperienze, che ci vengono proposte, tramite lo strumento della, realtà virtuale. Forse ecco, ho dimenticato di dirvi che Gianmarco Giuliana è un semiologo, però questo secondo me è molto importante per farvi capire poi il senso, di quello che lui vi racconterà, perché vi parlerà, diciamo, del significato delle esperienze che noi viviamo nelle realtà virtuali. Vi ricordo che questo seminario viene registrato, quindi quello che direte poi rimarrà pubblico sui mezzi di comunicazione del centro Nexa e vi ricordo anche il modo in cui si svolgono questi seminari. Noi daremo al relatore all'incirca mezz'ora di tempo per illustrarci le sue teorie e poi avremo un'altra mezz'ora di tempo per poterci confrontare con lui. A questo punto lascio la parola a Gianmarco, che ringrazio per essere con noi, per poi riprenderla fra circa mezz'ora. Grazie mille, sono davvero io che vi ringrazio per questo invito, sono super felice di essere qui insieme a voi, appunto le cose diciamo, più importanti su di me sono state dette, questo problema del centro dell'esperienza nelle realtà virtuali per me cos'è stato? È stato diciamo un argomento di ricerca per 3 anni per il dottorato, che è diventato una tesi di quasi 600 pagine e che diventerà presto un libro, si spera di molte meno di 600 pagine. Farò il possibile per ridurli in modo che qualcuno possa leggerlo anche senza perderci la vita dietro. Da dove nasce un po' la mia ricerca, il mio interesse per le realtà virtuali? Nasce da qualcosa che è molto, diciamo, che è sotto gli occhi di tutti, cioè il fatto che la parola esperienza viene utilizzata sia nel caso dei videogiochi, sia nel caso delle esperienze in VR, dunque con il visore propriamente detto. E mi ha sempre incuriosito questa retorica dell'esperienza, che oggi è una retorica che noi in realtà viviamo al quotidiano, noi vediamo. Non compriamo più un hamburger, compriamo un'esperienza, non compriamo più un viaggio, compriamo un'esperienza, non compriamo più un telefono, compriamo un'esperienza. Oggi è una retorica commerciale assolutamente centrale. Ma in realtà il problema, diciamo, dell'esperienza, il tema dell'esperienza nasce molti anni prima che diventasse qualcosa di comune e nasce precisamente nell'ambito delle realtà virtuali, dei videogiochi innanzitutto, ma anche della VR, in cui c'era un po' questa idea che sono diverse, un videogioco è diverso da un film, da un libro, da una canzone, così via, perché è un'esperienza. In realtà questa affermazione è, possiamo dire subito, è falsa, chiaramente un libro è un'esperienza, un film è un'esperienza, una canzone altrettanto, possiamo provare emozioni, disgusto, eccitamento, così via, sono delle cose che possono iscriversi dentro di noi, che noi ricordiamo. Comunque non c'è a priori alcun motivo per pensare che un videogioco sia un'esperienza o un prodotto in VR
viene venduto come esperienza, come potete vedere qua nella slide a destra, questo è diciamo, il sito ufficiale dell'Oculus. Eppure, ho voluto indagare, diciamo, su questa retorica che in realtà conoscevo molto bene perché da giocatore, da grande fruitore di realtà virtuale, in realtà io quando gioco, quando compro un prodotto, io in realtà scelgo esattamente un tipo di esperienza, che desidero. Allora, una delle immagini, che faccio sempre vedere in questi casi è questa pubblicità di Mortal Kombat del 1992, dove, che è un'immagine, se ci pensate bene, terrificante, no? C'è questo cabinato arcade e ci sono questi due uomini minacciosi che vanno, escono dallo schermo, prendono i bambini per tirarli dentro e i bambini sono terrorizzati e la scritta dice "così vero che fa male". E questo è molto interessante perché vedete che il problema dell'esperienza è direttamente collegato al problema della realtà, cioè che cos'è che rende qualcosa, un videogioco un'esperienza? Beh, è il fatto che noi lo viviamo come qualcosa di reale, che va oltre la finzione, va oltre lo schermo e così via. Addirittura appunto lo schermo esce fuori e noi entriamo dentro lo schermo. Questo, diciamo, è il punto di partenza, della mia ricerca e del mio interesse. Però questo è un problema in realtà molto grosso. Perché? Beh, perché ogni oggetto di studio ha la sua complessità, senza alcun dubbio. Nel caso dei videogiochi, questa complessità, come potete ben immaginare, è evidente perché cosa abbiamo? Abbiamo una parte visiva, una parte audio, una parte artistica, una parte scritta, una parte giocata. Abbiamo anche una parte che è tutta legata alle logiche dell'online, con le chat, il conoscersi e così via. Ma in realtà, oltre a tutte queste dimensioni del videogioco, per cui io lo chiamo un ornitorinco, dico che le realtà virtuali sono ornitorinchi testuali, in realtà, c'era anche un altro problema che era direttamente collegato, cioè che facendo il mio lavoro da ricercatore, da dottorando, cioè andando a vedere tutto quello che era stato già fatto sulle realtà virtuali in altre discipline, mi sono reso conto che in realtà era come se noi avessimo un puzzle e lo avessimo svuotato sul tavolo, ordinando in realtà la maggior parte dei pezzi, ma non incastrandoli fra di loro. E chiaramente un puzzle è finito soltanto quando i pezzi sono incastrati. E chiaramente però incastrare tutti questi pezzi è difficile, perché appunto tipicamente una disciplina ha dei limiti metodologici, epistemologici, no? Per cui non può dire tutto, non può fare tutto e si concentra giustamente soltanto su alcune parti. Ma occuparsi di esperienza, preoccuparsi di quale sia l'esperienza, come venga costruita un'esperienza in una realtà virtuale, vuol dire precisamente invece mettere tutti gli aspetti insieme, vuol dire provare a collegare questi pezzi del puzzle. E da questo punto di vista, appunto, io sono un semiologo e la semiotica è una disciplina che amo definire di confine, perché lavorando molto sul linguaggio in modo critico permette, queste operazioni. Allora, mentre, molti, miei colleghi di dottorato andavano in archivi, in biblioteche e così via, per il mio periodo all'estero io invece sono andato in Bulgaria, a Sofia, e sono andato a lavorare, da un lato in un'azienda che si chiama la VR Express. Dunque, tutte le mattine andavo in azienda e in questa azienda producevano prodotti, di VR fondamentalmente per scopi di marketing e avevano chiaramente tantissima attrezzatura e dunque io la usavo, diciamo, stavo un po' come in Matrix, come protagonista io, passavo tipo 8 ore di fila nelle realtà virtuali e diventavo un po' una macchina. E dall'altro lato, sempre, nella stessa città, sono entrato in contatto con un'associazione di artisti che usavano la VR per prodotti artistici. È il Sofia Bulgarian Lab e in particolare con Momchil Alexiev, che tra l'altro è anche diventato poi un caro amico, abbiamo lavorato tanto su questo problema di come si fa un prodotto in VR e perché si fa. Cioè l'esperienza l'ho affrontata dal punto di vista di due forze in opposizione, da un lato la produzione, no? Com'è che si produce un'esperienza, com'è che si veicola un certo significato attraverso una realtà virtuale. Ma dall'altro lato mi sono interessato anche molto alla fruizione, cioè com'è che poi questo progetto, questo prodotto viene recepito, viene interpretato e come vedremo, in realtà molto spesso va molto fuori dall'idea originale, è quasi diciamo fuori controllo rispetto ai suoi autori. Questo è qualcosa di caratteristico e appunto mi sono occupato di studiare l'esperienza mettendo in relazione queste due, diciamo, forze.
Allora, noi parliamo di realtà virtuali come di esperienza perché esiste qualcosa che è un effetto di senso di continuità. Noi percepiamo una continuità in una realtà virtuale fra noi e quello che viene rappresentato, fra noi e l'immagine, su diversi livelli. Tutti questi livelli sono quelli di cui appunto vi parlavo poco fa e che qua ho chiamato riduzionismi. Riduzionismi non perché chi insomma, li faceva sbagliava, ma perché era necessario farli, no? Dunque esiste il riduzionismo cognitivo delle realtà virtuali dove ci si concentra sulla continuità cognitiva, sensorimotoria, che avviene dal punto di vista dell'esperienza testuale, no? Non è possibile capire il senso di un'esperienza testuale se non si capisce lo stretto rapporto che esiste fra il corpo di chi gioca e l'immagine che viene rappresentata. Questo anche senza un visore, questo sin dal primo Super Mario, cioè, sono stati giochi molto prima, ma diciamo, un esempio iconico dei primi videogiochi, era già così. Per esempio, l'idea di spazio, se noi prendiamo un visore in VR, esiste una cosa che si chiama spazio peripersonale, che è uno spazio, diciamo, di tutela e di difesa, beh, noi possiamo sentirlo violato e questo è un problema di divisione, cognizione. E alcuni artisti utilizzano di nuovo il senso di questo spazio per farci provare intimità, un'intimità basata sulle logiche fisiche e visive. Però appunto, questo non basta a spiegare un prodotto in generale. Un altro tipo di riduzionismo era quello di tipo ludico. I videogiochi, anche se se ne parla spesso come storie, di fatto sono storie molto insoddisfacenti. L'approccio narrativo ai videogiochi è stato molto discusso, specialmente verso la fine degli anni 90, quando sono nati e si sono stabiliti i game studies. C'è stato un forte dibattito fra narratologi e ludologi, cioè i videogiochi sono giochi o sono storie? E chiaramente esiste tutta una parte che è dedicata allo studio delle regole del gioco e così via, che è fondamentale per capire com'è che un videogioco piace, perché ci dice qualcosa. Esiste poi un altro tipo di riduzionismo che è quello culturologico, è quello appunto opposto, cioè dire noi studiamo le realtà virtuali per quello che rappresentano, per i loro contenuti, per il loro tipo di narrazione, e infatti sono nate tante teorie sulla narrazione intertestuale, la narrazione ipertestuale e così via. E chiaramente questa è una parte fondamentale. Oggi, se guardate la maggior parte dei discorsi sulla realtà virtuale, beh, molto spesso al centro c'è precisamente il contenuto, dei videogiochi, banalmente anche la violenza, è la cosa più ovvia e più famosa, ahimè, delle realtà virtuali, il dibattito sulla loro violenza. Esiste poi un riduzionismo mediologico, cioè legato al fatto che noi non possiamo effettivamente capire che cos'è un videogioco se non sappiamo cos'è un software. Se non sappiamo come funziona una PlayStation, se non sappiamo come funziona un controller, esiste uno stretto legame fra le possibilità espressive della realtà virtuale e gli strumenti comunicativi tramite cui questa realtà virtuale poi viene rappresentata. E infine esiste un riduzionismo sociologico, per cui chiaramente tutto quello che abbiamo visto è vero, ma accadono nei videogiochi, proprio perché sono anche in VR. Degli eventi creati da gruppi di persone che si organizzano in comunità, anche all'interno dei giochi stessi, in un gioco multiplayer, per esempio, i giocatori si organizzano fra di loro, molto spesso. Esiste dunque una realtà, una vera e propria ricchezza sociologica, che fa parte dell'esperienza delle realtà virtuali e va ben oltre la realtà virtuale, sia come narrazione, sia come gioco. Allora, quello che io ho fatto, che vi propongo oggi, e di trasformare con tutti questi riduzionismi in alcune parole chiave che invece aprono a qualcosa di più. Così il riduzionismo cognitivo diventa l'idea di protesi digitale, cioè sì, è vero che noi agiamo tramite il nostro corpo ed è fondamentale studiarlo, ma appunto bisogna concepire questo agire come qualcosa di protesico. E qualcosa di protesico è molto interessante perché c'è già l'idea che beh, non è proprio del tutto naturale una protesi, c'è proprio l'idea di una mediazione, di una traduzione di qualcosa. Ed effettivamente le realtà virtuali non sono né realtà prime, del tipo che metto un casco ed è esattamente come la realtà vera, né realtà seconde, del tipo che metto un casco e io vedo perfettamente che è tutto falso ed è una rappresentazione, e dunque soltanto, come dire, un mondo alternativo da provare, ma sono realtà terze. Ci sono realtà che mediano precisamente fra i modi che noi abbiamo di dare senso al mondo, il nostro mondo fisico, il nostro mondo culturale, e il modo che abbiamo di dare senso a una realtà altra. Dal punto di vista ludico, si parla di retorica economica. Fra i testi che vi ho consigliato c'era il libro di Bogost, Persuasive Games, che appunto scrive tutto questo libro sul rapporto che c'è fra le regole di un gioco
è il suo senso. Chiaramente nulla è neutrale nelle regole di un gioco. Le regole del gioco hanno significati e capire un videogioco vuol dire precisamente capire quali sono le regole sottostanti, alcune delle quali potrebbero essere, diciamo, non così esplicite molto spesso. Cosa premia un videogioco? Nei videogiochi ci sono delle vere e proprie economie. Molti sanno che appunto ci sono a volte delle valute, queste valute bisogna lavorare per ottenerle, tutti questi sono veri e propri sistemi economici che sono fondati su delle regole e su una certa idea di cosa è meglio fare e cosa no. Esiste poi una cooperazione enunciativa, cioè ovvero il fatto che sì, è vero che i videogiochi sono storie, che sono delle narrazioni interessanti, ma è interessante lavorare sul fatto che i giocatori scrivono gli enunciati di un testo. Premendo un tasto io realizzo un enunciato. Questo è importante perché le realtà virtuali sono, come dire, dei mondi, dei luoghi in cui non esistono enunciati pre-realizzati per la maggior parte. Cioè, Super Mario, che all'inizio della partita fa il primo salto quando voi premete il tasto, non è un enunciato già realizzato. C'è un software che ci permette di realizzarlo. Questo ha delle implicazioni culturali molto forti, perché questa idea di opera aperta e di delega apparteneva negli anni 60, 70 a quella che era l'avanguardia artistica. E infatti c'è un bellissimo libro di Umberto Eco, Opera Aperta, che appunto ne parla proprio, e le estetiche, diciamo, ma anche i valori di quel movimento là è diventato cruciale per capire perché ci piacciono, perché amiamo le realtà virtuali o perché non ci piacciono. Esiste poi, dal punto di vista mediologico, quella che io ho chiamato l'estetica dell'hacker, cioè il problema è capire che non è tanto il problema della PlayStation piuttosto che del computer, piuttosto che della Nintendo, il punto del gioco. Oggi pensate ai giochi su mobile, quanto sia problematico legare un videogioco, per esempio, anche a uno specifico strumento, ma è il problema di tutta la cultura digitale e di una certa etica dell'hacker, di un certo rapporto col software, con l'algoritmo, che invece è caratteristico delle nostre esperienze, nelle realtà virtuali. Infine, esiste anche una comunità che non è soltanto una comunità legata al singolo gioco, ma che appunto è una comunità virtuale che condivide questi valori, che condivide il piacere della protesi, il piacere delle regole, il piacere di scrivere il proprio testo e il piacere di relazionarsi con un software, dover capire cos'è un'intelligenza artificiale, relazionarsi e così via. Queste sono le cinque parole chiavi che vi ho proposto per il nostro incontro. Ovviamente non avrò il tempo di illustrarvele tutte. Dato diciamo, il centro di interesse di Nexa, mi soffermerò sugli ultimi due aspetti, quello che è più legato alla cultura digitale, e poi per la fase delle domande, se vorrete, chiaramente potremo parlare di tutti gli altri punti. Allora, il testo emblematico che ho scelto per affrontare questo punto dell'estetica hacker, del rapporto fra senso e significato di una realtà virtuale e la sua natura digitale, è qualcosa che è accaduto in realtà l'anno scorso, il 23 dicembre, mentre voi eravate lì che pensavate a Natale, in realtà si faceva la storia e voi non lo sapevate. Sto parlando di una run, ovvero una partita dall'inizio alla fine, che è stata fatta da un giocatore che non ha mai preso un solo danno dall'inizio alla fine. Inizialmente questo potrebbe sembrare qualcosa di puramente ludico, cioè uno dice, beh, bravo lui che ce l'ha fatta, ma perché mi interessa? Perché è culturalmente rilevante. Allora, il gioco di cui vi parlo è un gioco del 1988, Ninja Gaiden, è un genere che appartiene al genere action. Il genere action è molto studiato negli studi cognitivi, perché ci sono tantissime ricerche che dimostrano in che modo il nostro cervello elabora in modo molto simile, in cui c'è molta continuità, per riprendere la nostra espressione di prima, fra il modo in cui si gioca e quello che si viene rappresentato. Ci sono anche dei libri che parlano. Esiste anche un manifesto del ninja virtuale legato al fatto che per diventare bravi a un gioco action, come un gioco picchiaduro o Ninja Gaiden, voi dovete allenare i vostri riflessi, dovete allenare la vostra visione, dovete allenare il vostro corpo, la vostra mente, in una maniera molto simile e molto coerente con quello che sono le arti marziali. Questo ci interessa. Ci interessa poi anche il fatto che appunto questa run perfetta è da un lato un exploit ludico, dall'altro è un bellissimo racconto da vedere, no? Nel momento in cui poi questi testi vengono prodotti, diventano audiovisivi su YouTube, che vengono fruiti secondo logiche diverse. Ma la cosa più interessante è che il fatto di riuscire a compiere questo gesto è stato qualcosa che i giocatori hanno provato a fare per 30 anni di fila e attorno alla quale si è costruita una vera e propria comunità. Questa idea di comunità è interessante perché alla fine tante persone si danno tutte uno scopo che
non ha in realtà nessun senso dal punto di vista ludico, non esistono regole per cui è meglio finirlo con un colpo piuttosto che senza colpo, uno scopo che ci diamo noi da solo, da soli, e il punto è precisamente che alla fine di Ninja Gaiden, questo mostro che voi vedete sulla vostra destra in questo screenshot, la sua testa si stacca e colpisce il giocatore. Allora, inizialmente, siccome è qualcosa che accade sempre, era qualcosa che è pensato inevitabile, cioè si pensava che il designer, il creatore del gioco, avesse pensato che un colpo uno doveva per forza prenderlo. E dunque si sono create tutta una serie di partite in cui era accettato che questa run si poteva fare con un solo colpo preso, che era quello della testa. Ma, e qui cominciano le cose interessanti, la comunità dei giocatori è una comunità che ha un rapporto un po' conflittuale con il testo, che ama metterlo alla prova, e dice: ma è davvero vero questa cosa che la testa deve colpirci per forza? Perché in un videogioco, chiaramente, fra l'intenzione dell'autore e quello che fa il giocatore, esiste un ente che media. Questo ente è fondamentalmente il software, l'algoritmo, il codice. E noi abbiamo un problema, perché noi non vediamo il codice, noi non abbiamo una trasparenza su quello che accade sotto al videogioco, noi non sappiamo neanche le regole del gioco, come voi potreste sapere le regole del Monopoli, per esempio. Nel caso delle realtà virtuali, le leggi di un mondo fisico, le leggi del gameplay, non sono note ai giocatori, vanno scoperte. Questo è un elemento centrale delle realtà virtuali. Le realtà virtuali sono luoghi estremamente curiosi. Sin dal 1980, questo gioco che si chiama Battlezone, era un gioco. Voi eravate un carro armato in uno dei primi giochi in prima persona, in un mondo immersivo, e la cosa interessante di questo gioco è che è uno dei primi esempi di fake news. Cioè, fondamentalmente, qualcuno a un certo punto si cominciava a spargere la voce, e in questo caso era voce vera, perché erano gli anni 80, da sala giochi a sala giochi, che oltre la montagna che voi vedete sullo sfondo si trovava un castello segreto. Allora, decine di giocatori provavano, spendendo tra l'altro soldi, monetina su monetina, per riuscire ad andare avanti, per raggiungere questo sfondo dove in realtà non c'era nessun castello, era una leggenda, ma volevano tutti vedere se era vero. Perché le realtà virtuali vanno messe alla prova dai giocatori, proprio per questo discorso qua. E noi non abbiamo mai il testo nella sua interezza, non abbiamo mai il prodotto nella sua interezza. E questo è un plusvalore assoluto dei testi a realtà virtuali. Ci sono testi ricchi di segreti. In modo simile, qualcosa di molto più noto, è il caso di Tomb Raider. Tomb Raider nel 96, questo gioco con questa protagonista femminile che diventa un'icona dei videogiochi, una protagonista parecchio sessualizzata, e chiaramente cominciano a nascere le prime leggende attorno al fatto che la si può vedere nuda. E dunque cominciano a uscire dei codici, dei tasti da premere, delle cose da fare per farla spogliare. Chiaramente tutto questo è falso e non esiste, ma di nuovo centinaia, migliaia di giocatori provano a vedere, non tanto per il piacere di vedere un modello poligonale degli anni 90 nudo, ma per vedere una possibilità occultata al giocatore. Nel caso di Ninja Gaiden, cosa accade? Accade allora che la comunità si organizza e comincia a fare, da un lato, a cercare di esaminare il codice, nei mondi virtuali, in particolare nei videogiochi si parla di data mining, cioè si prendono i file e si cerca di decriptare quanto più possibile il codice, di vedere cosa è previsto e cosa no, e osservando il codice si rendono conto che effettivamente quella testa lì può essere distrutta. Ha un numero di punti vita e dunque non è vero che quella testa lì deve colpirci per forza. Noi potremmo distruggerla prima del fatto che ci colpisca, perché per riuscire a fare la nostra run perfetta, la nostra giocata perfetta senza mai prendere un colpo. Allora cosa si fa? Si passa da una situazione umano-software a una situazione software contro software, cioè si utilizza un TAS, si chiama Tool Assisted Speedrun, dove praticamente un software gioca in un certo senso al posto nostro, noi gli diciamo quali input lui deve realizzare e lui li realizza. Qual è la differenza? Che il software non ha limiti del sistema nervoso, un software può premere anche 15 volte un tasto in un solo secondo, una cosa che invece per noi è molto difficile, anche 100 volte, qualcosa che per noi è completamente impossibile. Ed effettivamente, tramite questo software, ci si rende conto che è possibile finire questo gioco senza mai prendere un colpo. E questo apre a tante possibilità. I giocatori cominciano a organizzarsi, come potete vedere sulla slide alla destra, cominciano a nascere tecniche specifiche, con le dita, cose da fare per utilizzare il software, il termine inglese exploit, nel senso che appunto si cerca di abusare in un certo senso delle regole di programmazione per riuscire a dare più colpi velocemente e si cerca di affrontare questa testa. Però tutto questo ancora non riesce, allora nascono nuove strategie,
legate appunto al fatto che scopriamo che la testa dopo 15 punti viene distrutta, e alla fine accade appunto il 23 dicembre del 2020 che dopo 30 anni di un lavoro comunitario per riuscire a compiere questa impresa, che spero avete capito, è un'impresa che ha molto a che vedere con il desiderio, da un lato, di scoprire software, dall'altro di battere software e di imporsi all'autore tramite il suo stesso software, e viene compiuta l'impresa. Chiaramente tutto questo coinvolge canali come Twitch, delle comunità come Reddit, e nascono tutta una serie di articoli, di giornali nelle comunità, articoli specifici e così via, per cui chiaramente il discorso sulle realtà virtuali, da questo punto di vista, continua dal punto di vista dei giocatori che affermano il loro volere tramite il software e giocando contro il software. Questo è uno, dei fenomeni di continuità, perché se noi pensiamo oggi a tutto il discorso che gira attorno al problema dell'opacità, della trasparenza, degli algoritmi, del nostro rapporto con la cultura digitale, ebbene è qualcosa che chi usufruisce di realtà virtuali, chi ne usufruisce chiaramente in modo, come dire, serio, fra virgolette, cioè chiaramente non chi si fa una partita ogni tanto giusto per divertirsi, ma i giocatori, quelli che vengono chiamati gamer veri e propri, sono persone che hanno uno stretto rapporto e una mente critica verso il digitale e verso i suoi strumenti. Con questo esempio chiuderei e aprirei alle domande in questa che sarà una specie di New Game Plus, diciamo, ricominciamo a ripetere le stesse cose, ma in un modo un po' diverso. Grazie. E come Gianmarco ci vuole un po' per attivare la webcam. Vabbè, intanto grazie, ti devo confessare una cosa, anche se viene registrato, amen. È stata talmente avvincente la tua presentazione che dovevo fare la pipì, potevo andare perché tanto nessuno l'avrebbe visto e non l'ho fatta, sono rimasto perché volevo vedere come andava a finire questa storia. Questo vi fa capire quanto sono scarso a usare le nuove tecnologie, perché so che c'è gente che poi sa usare il cellulare per seguire queste conferenze, io uso solo il mio computer. E quindi. Ma comunque, allora, io penso che, ecco, di solito devo essere sempre io a rompere il ghiaccio con le domande, ma penso che appunto sia stata talmente chiara la tua presentazione e talmente avvincente che non ci sarà bisogno che sia io il primo a interpellarti per approfondire alcuni dei temi che ci hai presentato. Quindi chiedo ai convenuti, se qualcuno vuole rompere il ghiaccio al posto mio. E ovviamente Giacomo Conti, te l'avevo detto che ti dovevi preparare, arriva. Vai Giacomo. Spero. Vediamo se riesco anche a mostrarmi in webcam, così c'è un minimo di contatto umano anche via remoto. Eccolo qua. Allora, complimenti. No, beh, come diceva Antonio, la presentazione era perfetta. Secondo me abbiamo ascoltato oggi la più bella sui videogiochi che io ho sentito a Nexa fino adesso, perché l'appassionato noterà anche una serie di dettagli. Io te ne cito uno: il fatto che guardi Carl Jobst. Evidentemente sei un appassionato anche di speedrun, quindi è chiaro che c'è una passione oltre che una competenza, no, nel lavoro che hai fatto. E non è che ci siano tante domande da fare, perché il discorso è la domanda si pone quando qualcosa non è chiaro. Ma qui è tutto chiaro, non c'è neanche bisogno di approfondire più di tanto. Vorrei piuttosto provare a dialogare con te di un tema che a me sta molto a cuore, ecco, che è quello, tu l'hai passato in rassegna brevemente, della competizione, la competizione anche come miglioria personale e come un'avventura al di là delle regole standard del gioco. Tu hai citato il discorso di Ninja Gaiden, lo speedrun con la testa che viene distrutta attraverso il data mining, viene scoperto, oppure una serie di segreti. Io penso anche ai giochi Rockstar, ad esempio, no? GTA. Quanti enigmi inventati su GTA, tu da piccolo come me probabilmente avrai giocato a GTA San Andreas, su GTA San Andreas giravano di quelle leggende, il Bigfoot, c'è il Bigfoot, non c'è il Bigfoot.
chi se ne importa? Qual è la questione fondamentale? La questione fondamentale è che qua si sta fruendo di un medium che è per sua definizione interattivo e quindi presuppone il fatto che io tocco con mano ciò che sto facendo, che è qualcosa che distingue profondamente il medium videoludico da qualsiasi altro medium. Cioè il cinema ti passa davanti, la lettura sì, devi fare uno sforzo, però ti è tutto descritto, l'azione si sussegue secondo uno schema predeterminato, invece il videogioco no, il videogioco presuppone che tu in prima persona lo influenzi con le tue azioni. E quindi la cosa veramente fondamentale, secondo me, che va colta dal tuo intervento, è che il videogioco è fonte di miglioria personale, perché è fonte di curiosità ed è fonte di mettersi in gioco in prima persona. E anche quando il videogioco, diciamo così, non viene utilizzato secondo gli standard predeterminati dai suoi sviluppatori, ma i giocatori per passione vanno oltre, è lì ancora più meritevole. E quindi è lì che poi nasce tutto il contorno che sta attorno al videogioco. Pensiamo anche ad esempio agli sport, pensiamo agli speedrun. Non sono cose che il gioco aveva previsto di per sé, sono cose che sono nate in seguito perché i giocatori si sono appassionati talmente tanto di quel gioco lì che hanno creato delle comunità vere e proprie che giocano al gioco in modo diverso rispetto a quello che è stato previsto dagli sviluppatori. E questa è una cosa che in realtà noi vediamo, se le rapportiamo alle opere artistiche di altro genere, solo nelle più alte opere artistiche che ci sono. Cioè la Divina Commedia ha mille interpretazioni diverse perché è la Divina Commedia. Invece il videogioco è grande perché ognuno di noi può fare questa interpretazione su qualsiasi titolo e può vederlo in modo diverso rispetto agli altri. Questa per me è la grandezza fondamentale di ciò che io colgo più di tutto rispetto al tuo intervento, che secondo me è stato straordinario. Volevo chiederti cosa ne pensavi e se puoi dirmi qualcosa in più su quello che anche hai studiato, hai potuto fruire tu in prima persona riguardo questo. Per non parlare poi dei mondi virtuali, Morpg, eccetera, ma lì è tutto un altro capitolo ancora. Grazie mille, sì, per il suggerimento, diciamo. Ma allora, sì, il discorso della miglioria è un discorso appassionante, perché devo dire che in realtà è proprio una, come dire, il problema della scelta e dell'agency non è legato in realtà ai mondi virtuali, a realtà virtuali, perché per esempio Netflix può fare il suo film Bandersnatch, appunto il film interattivo dove si fanno delle scelte. Il libro può essere il libro game, dove vai a pagina 30 se vuoi questo, vai a pagina 31 se vuoi fare qualcos'altro. Ma è veramente l'idea di realizzare questi enunciati mettendo insieme dei piccoli pezzetti, dei piccoli pezzetti di azioni fondamentalmente, e questa discrezione, diciamo, dei pezzi che noi mettiamo insieme permette la nascita di tanto contenuto che era completamente imprevedibile. Chiaramente anche perché c'è un software con cui si interagisce, come spero ho fatto vedere, appunto, che può essere abusato. Quasi mai un creatore di un gioco riesce a prevedere tutto quello che accadrà, anzi, forse potrei dire tranquillamente mai. La miglioria è interessante perché, appunto, visto che, come dire, per riuscire a fare le cose che noi vediamo, serve un forte coinvolgimento del corpo. Fondamentalmente accade, per esempio, nel 2000, non ricordo se è 7 o 3, in un ospedale si scopriva che alcuni chirurghi, prima di operare, giocavano a un gioco che si chiama Super Monkey Ball Deluxe. Allora, questo gioco non aveva ovviamente nessuno scopo formativo, era un gioco in cui c'è una scimmietta in una pallina e bisogna dirigere la pallina per evitare che cada fuori da uno scivolo. Loro facevano questa cosa come operazione, diciamo, di allenamento 10 minuti prima dell'intervento e notavano degli enormi vantaggi, degli enormi benefici su poi l'intervento stesso. Dunque, divertente pensare che magari noi non lo sapevamo, ma da pazienti, mentre aspettavamo il chirurgo, lui era in una sala, stava giocando alla PlayStation, che si stava allenando le dita e il cervello mentre noi giocavamo. Oggi è diventato ovviamente una specie di sapere comune, nel senso che esistono prodotti appositi, esiste una formazione professionale, così via, per vari mestieri tecnici. Però appunto questa miglioria, questo coinvolgimento del corpo apre delle possibilità molto interessanti anche a scopi chiaramente artistici da un lato. Dall'altro lato la comunità virtuale è, diciamo, in un certo senso attorno alla competizione. Anche in un gioco single player, appunto, questa competizione può non essere contro altri giocatori, ma è spesso una competizione contro il software, contro l'autore in un certo senso, no? È veramente l'idea di riuscire a realizzare l'irrealizzabile, ciò che non era prevedibile di fare.
Questo è interessante perché appunto quando nel design di un videogioco esiste una cosa che si chiama curva di apprendimento. I videogiochi sono creati come prodotti in cui noi miglioriamo, per la maggior parte esiste appunto questa curva, esiste un'idea di sforzo, il concetto di sforzo fu creato, fu, diciamo, coniato da Arset, che è un importantissimo studioso dei Game Studies nel 97, e appunto dove noi lavoriamo in un videogioco effettivamente per migliorarci, e questo apre a quello che vediamo con il dibattito attuale, appunto, e-sports, non e-sport, sono sport veri o non sono sport veri. Questo miglioramento ovviamente è appunto un'idea di continuità, cioè quando io vedo su Street Fighter il protagonista che riesce a trionfare del male perché Ryu narrativamente è un grande che si è allenato, dietro effettivamente abbiamo un giocatore che si è allenato, che si è migliorato, che ha affrontato delle sfide e ha raggiunto un suo scopo. Questa è una forma di continuità aggentiva, diciamo, narrativa, che è unica nel caso dei videogiochi, proprio legata alla difficoltà o ai mondi virtuali, che, attenzione, sono mondi che respingono molte persone. Cioè, molte persone dicono: ma io dopo una giornata di lavoro, perché devo mettermi a lavorare davanti al mio schermo? Io perché devo affaticarmi? Ed è giustissimo. I videogiochi sono testi in cui molte persone non vedranno mai la fine di un gioco perché è troppo difficile, non soltanto perché non gli piace, ma spesso perché è troppo difficile, perché non riescono. E questo di nuovo è molto interessante perché, mentre diciamo che più o meno qualunque film, non che non sia un film di Griffith di 12 ore, no, però mediamente noi arriviamo alla fine di un film, poi può piacerci o non piacere. Nel caso di videogioco noi potremmo non sapere mai, anche volendolo, no, cosa accade a un certo punto. Con internet chiaramente questo è cambiato completamente, ma questo spiega anche il successo delle realtà virtuali come audiovisivi. Spero di aver più o meno toccato il punto. Giacomo, fermati che poi al massimo poi ti ridò la parola perché dobbiamo far interagire tutti. Non ti arrabbiare perché ho visto che... Allora... Figurati, tranquillissimo. Va bene, allora senti, mentre magari attendo altre domande dai convenuti, ti chiedo io una cosa. La domanda è forse a bruciapelo molto semplificata, è che senso ha tutto quello che ci hai raccontato, no? Nel senso che la storia che ci hai raccontato è molto significativa, capisco benissimo perché ce l'hai raccontata, però ti devo dire che mentre ce la raccontavi l'ho ascoltata fino alla fine senza andare in bagno, perché volevo vedere se andava a finire che questo giocatore aveva in qualche modo fatto una cosa che non era programmata nell'algoritmo che c'era dietro al videogioco. E invece ci hai fatto vedere che in fondo semplicemente lui ha fatto quello che era reso possibile dal software. E allora, quello che io mi chiedo, e te lo chiedo alla luce di una lettura che ho fatto ultimamente, che è il libro di Anne Wiener, che si intitola Uncanny Valley, e che racconta la vita nella Silicon Valley, e quindi racconta di come, cioè, ovviamente lo capisci già dal titolo, ti fa capire che le persone che sono nella Silicon Valley sono molto inquietanti perché sembrano umani, ma in realtà sono fatti dalle macchine. Infatti, lei dice questo a un certo punto: lei dice, io sono andata a lavorare nella Silicon Valley e ero molto affascinata da questa gente e credevo che ci fosse qualcosa di spirituale nel loro tentativo, diciamo, di trasformare tutto in software e di emergere, no, nel mondo in cui viviamo tramite il software, tramite, diciamo, l'adesione a tutte queste logiche del software. Poi mi sono resa conto che in realtà loro sono delle macchine perché seguono delle regole che fanno parte, diciamo, di un gioco, per usare le tue metafore, che, sempre per usare delle parole che hai usato tu, rende possibili una serie di enunciati, ma non tutti gli enunciati, solo una serie. Loro li realizzano tutti, ma alla fine il senso di quello che fanno è riprodurre il sistema neoliberista e fare quello che tutti sappiamo peggiorare il mondo e la nostra vita. Ecco. Lo fanno con una
perdicacia che ricorda molto la spiritualità, pensano, tra l'altro loro sono molto legati a tante filosofie anche orientali, eccetera, ma certo vivere in questo modo per fare quello, secondo Wiener, non ha senso. Allora, quello che io ti volevo chiedere, visto che, ti dico dal mio punto di vista, no? Cercare di non farsi beccare da una testa di un mostro in un gioco dove immagino devi dare pugni, calci, ammazzare vari personaggi, lascia il tempo che trova. Hai degli esempi invece simili come apologo e come struttura narrativa a quello che ci hai raccontato, però di gente che a un certo punto fa delle cose che hanno senso, no? nella nostra società. Sì, grazie della domanda. Ma allora, in realtà sì, ci sono chiaramente vari esempi. Non ho parlato in realtà nella mia presentazione per motivi di tempo anche di un altro fattore, cioè il fatto che le realtà virtuali, poiché necessitano di file, perché noi giocando abbiamo in qualche modo accesso a questi file, i file originali stessi possono essere modificati. Per esempio esistono le versioni contemporanee di Tomb Raider in cui c'è Tomb Raider nuda, cioè qualcuno ha modificato i software e ha aggiunto qualcosa che non c'era, che non era possibile. Dunque i giocatori vanno fino a questo per imporsi sul software, mettiamola così. Una cosa interessante, un esempio interessante e divertente anche, è Super Mario. Super Mario, che lo uso perché quasi tutti lo conoscono, hanno almeno visto, se non hanno giocato, il fatto che Super Mario faccia punti uccidendo gli altri e raccogliendo monete d'oro non è culturalmente neutrale, no? È qualcosa di, chiaramente noi non ci pensiamo, ci sembra una regola del gioco come tante altre, ma in realtà non è affatto una regola come tante altre, nel senso che chiaramente non era fatto con intenzioni di, come dire, ideologico-capitaliste, ma ne era forse un riflesso, ecco, anche incosciente. E allora nascono all'interno del gioco tutta una serie di run che si chiamano a volte buddiste, a volte pacifiste, dove i giocatori, e riescono a farlo, fanno di tutto per non prendere le monetine e non uccidere nessuno. Sono incredibilmente difficili, ma già la stessa logica, la stessa meccanica che vediamo ha delle implicazioni culturali, chiaramente. Cioè sta dicendo, io rifiuto questi valori, non lo faccio. In Grand Theft Auto, che è un altro gioco molto famoso, molto reputato appunto per la sua violenza, ci sono tante persone che filmano le loro giornate in questa città senza fare mai niente di male. Prendono la macchina, escono dal garage, vanno al supermercato, fanno la fila. C'è addirittura un gioco che ironizza tantissimo su questo, si chiama Postal 2. Fu un gioco estremamente violento e criticato, eccetera, eccetera. Comincia tutto col fatto che noi dobbiamo fare la fila alla posta. Siccome questa fila è lunghissima, materialmente lunghissima, il giocatore può sparare addosso a tutti e uccidere tutti. E questo chiaramente poi ha vari capitoli simili. Esiste però la possibilità in questo gioco di non sparare a nessuno e di stare effettivamente 40 minuti fermi davanti allo schermo a fare la fila. Dunque a volte sono gli autori stessi che ci provocano in un certo senso. La cosa bella delle realtà virtuali, in particolare nel mondo dei videogiochi, ma anche in VR, esiste per esempio un videogioco che si chiama Real Virtual Reality, e che esiste una meta riflessione interna al gioco stesso su quello che noi facciamo, sul senso delle azioni che noi facciamo, proprio per dire, ma tu perché stai uccidendo così tante persone, per esempio, per raccogliere punti? Perché stai facendo questa cosa? Ti diverte, ti piace o sono io a dirtelo? Di recente uno dei prodotti artistici più importanti che è stato creato, sicuramente Death Stranding, creato da Hideo Kojima, che poi è stato anche invitato a Venezia per legato a son fare da critico per i film, per farvi capire insomma l'importanza culturale, e in questo gioco, è un gioco post-apocalittico, si narra di una situazione appunto disastrosa, e lo scopo del giocatore è raccogliere e riuscire a riunire le città ricreando una rete internet, più o meno, la semplifico, in modo tale che tutte le città siano di nuovo collegate. Al tempo stesso il collegamento delle città fu la causa della loro distruzione, e il giocatore, andando da città in città, ottiene dei like. Praticamente il giocatore, quando noi facciamo una cosa nel mondo di gioco, è un gioco diciamo online, e gli altri giocatori ci possono dare il like, e questo like noi lo possiamo usare per comprare nuove cose. E allora questo like ovviamente fino a un certo punto ci può servire, ma esistono i giocatori che, esattamente come accade poi fuori dal gioco, no? Noi ci sono persone che vivono per i like, no? Su varie piattaforme, vari social,
E infatti i cattivi di questo gioco sono delle persone che sono così tanto ossessionate dall'idea di avere tanti like che rubano i pacchi che dovrebbero andare da una città all'altra per portarli loro stessi e ottenere loro il like al posto degli altri. Dunque, di nuovo, queste meccaniche sono assolutamente in continuità con l'agire del giocatore, anche il riflettere su quali sono le sue azioni e sulle implicazioni sociali, culturali, valoriali, dietro queste. Grazie, lo sapevo che provocandoti avresti tirato fuori altre pepite d'oro, insomma, perché sono veramente degli esempi molto interessanti. Quindi Grazie. grazie mille. C'è qualcuno che vuole ancora interagire con Gianmarco, porgli qualche domanda? Fra l'altro vedo che si è collegato anche Massimo Leone, il PI del progetto Facets, al quale partecipiamo sia io che Gianmarco, e di cui comunque la comunità di Nexa è a conoscenza perché l'anno scorso è venuto a presentarcelo. Siamo contenti che sia con noi. Allora, guarda, se non arriva nessuna domanda, ti volevo ancora chiedere una cosa. Questa è un po' più teorica, ma forse anche in un contesto multidisciplinare come questo, il problema. Ora, Giacomo, faccio solo una domanda e poi ti do la parola. Il problema che ti pongo è comprensibile. Allora, io mi ricordo che agli inizi del tuo dottorato ci eravamo un po' confrontati, no, sul tema dell'esperienza, gli studi sull'esperienza videoludica, ma comunque in generale l'esperienza mediatica. E allora ti volevo chiedere se nella tua esperienza il senso dell'esperienza mediatica che noi viviamo dentro al videogioco è da interpretarsi ancora, come si è spesso fatto in un certo tipo di tradizione semiotica, in termini narratologici, cioè quindi, come dire, anche solo l'estetica del gioco, che sicuramente contribuisce all'esperienza, però ha senso perché ha senso dentro una narrativa, oppure se tu pensi che siano due cose che devono andare separate, che producono significati diversi, la narrazione e l'esperienza, chiamiamola estetica, e perché? Certo, allora, questa è una domanda teorica molto complessa, ma facendo come dire, una risposta semplificata, direi che sono due aspetti che devono andare insieme, non separati. Nel senso che ridurre l'esperienza, il mio problema sin dall'inizio dal punto di vista teorico è stato questo, è stata la mia grande critica, fra virgolette, alla semiotica dei videogiochi, alla fine critica accettata perché ho vinto il dottorato, la tesi magistrale, sono state tutte su questo, è stato proprio che riducendo l'esperienza, esperienza narratologica, ci perdevamo delle cose fondamentali. Facevo esempio prima in VR, quando in un prodotto chi crea l'esperienza, appunto, sfrutta la percezione di uno spazio per il personale entro 1,5 metri per ricreare un senso di intimità con una persona che sta morendo, perché queste sono cose che per esempio esistono, si lavora molto sulla morte, noi non abbiamo strumenti per rendere conto di questo in termini narratologici, perché è un'esperienza di vicinanza fisica, cognitiva, visiva, che in un senso dà completamente il senso all'esperienza, cioè se io vedo la stessa cosa sul mio schermo del computer, non ho assolutamente accesso a quel significato là. Lo perdo totalmente. Dunque, siamo molto oltre banalmente quello che diciamo, i segni più espliciti, le immagini, i suoni e così via. Dall'altro lato, chiaramente, la metafora della narratività, quando diventa metafora, diventa applicabile a molte cose, no? Appunto, parlavo prima del giocatore che diventa, si narrativizza, dice: sono io l'agente che va verso l'oggetto di valore, per intenderci, va verso ciò che desidero, lo ottiene, il merito, il gioco mi sanziona, mi dice bravo, mi dice no, hai sbagliato, ricomincia, no? Dunque, chiaramente questa è una parte integrante da questo punto di vista, ma come sempre il modello narrativo, diciamo, poi rimane, come dire, un modello generale, ma non ci possiamo fermare a quel modello là esperienziale, perché altrimenti ci perdiamo troppi aspetti di quello che un testo vuole dire. Credo che sia una sfida in realtà anche al di là delle realtà virtuali, un po' per tutti, quella di riuscire a concepire l'esperienza ed è una sfida interdisciplinare, senza alcun dubbio, come insomma spero di aver fatto capire. Non è possibile, io stesso lo spazio peripersonale, non è che io sapevo cos'era, bisogna andarsi a vedere gli studi sulla visione, sullo spazio, sulla cognizione. Allora, ho già un tema di ricerca da proporti per le nostre giornate di incontri. Comunque adesso lascio la parola a Giacomo che voleva intervenire. Ti ringrazio comunque della risposta che mi ha molto dato da pensare. Grazie. Grazie.
Ora rapidissimo, solo per amore di completezza, perché è una storia troppo bella per non doverla citare. Tu prima, Antonio, hai detto, ma dove si trova il senso? C'è una storia che ha un senso, no? Adesso tralasciando il fatto che così bisognerebbe capire esattamente cosa vuol dire avere un senso nelle cose che si fanno, ma io mi viene sempre in mente quando si parla di queste cose, la storia, sono dovuto andarmi a cercare il nome perché è coreana, si chiama Seo Ji-soo. E questa era una ragazza che è una delle più grandi giocatrici femminili di tutti i tempi. Questa era una che a un certo punto ha visto la sorella che giocava a StarCraft, che era uno strategico in tempo reale, e ha detto: io la voglio battere, voglio diventare la più forte giocatrice di StarCraft. Questo non è Miyazaki, è storia vera. E ha iniziato ad allenarsi. Il padre la vedeva che si allenava di nascosto a casa e ovviamente le faceva un mazzo tanto perché le donne devono fare certe cose in Corea, per carità, erano gli inizi anni 2000, quindi la chiudeva in casa, sono robe da Hollywood. E lei si calava dalla finestra per andare negli internet caffè a impratichirsi. A un certo punto fai, rifai, rifai, questa è diventata la più grande giocatrice di StarCraft dei primi anni 2000, si è ritirata inizio 2010, se non vado errato. E ha vinto tornei, soldi, gloria, fama, e scappando di casa per giocare ai videogiochi e rincorrere il suo sogno. Allora, questo è il senso. Questo è senso. Io sfido chiunque a dirmi che questo non sia senso. È molto interessante anche questo esempio che fai, che forse esula dal senso che voleva trasmettere il videogioco e ha a che vedere che invece col senso della vita in Corea, no? Quindi, e col fatto che questa ragazza si è emancipata da una Esatto, è la tutela realizzazione totale. personale, Sì, capisci? certo. Ti devo dire, Giacomo, che infatti mentre parlavi pensavo che gli studi di Gianmarco sono perfettamente inseriti dentro a un filone di ricerche che io frequento da tempo, che è quello aperto, insomma, frequentato da Henry Jenkins nel suo libro Cultura Convergente, no? Dove Jenkins diceva: la gente ha iniziato a giocare, no? Con i contenuti dei media e a fare operazioni di convergenza, cioè prenderli, manipolarli, cambiarli, discuterci sopra, eccetera. Lo ha fatto per gioco, perché era divertente, però poi a un certo punto si è allenata a fare una cosa che nella vita di tutti i giorni serve. Tant'è vero che il suo libro finisce con il capitolo sulla politica e sulla gente che, diciamo, ha contribuito al debunking di una serie di fake news sull'elezione del presidente degli Stati Uniti, usando le stesse tecniche che usava per interagire con i contenuti dei media in maniera giocosa, no? Quindi può essere benissimo, come dici tu, che fare queste cose, è che di per sé sembra che non abbiano senso, ci alleni a fare una cosa forse di là da venire, ma che è importante, cioè cambiare forse anche addirittura il nostro atteggiamento nei confronti del mondo, no? Perché noi siamo abituati a subire passivamente tutta una serie di cose, pensando che non le potremo mai cambiare, forse pensando che siamo dentro un videogioco il cui software ci impone determinate mosse, ma non ci consente null'altro. E invece quello che ci raccontava Gianmarco è che forse è così, cioè i software quello ci impongono, delle cose che non si possono modificare, ma proprio per la natura del software, che è qualcosa di modificabile, se noi ci alleniamo a modificarlo, poi chi lo sa che non modificheremo anche quell'altro software che non si vede, ma c'è, che è la cultura. Quindi chi lo sa, magari le cose stanno come dite voi, certamente quando uno pensa di elevarsi spiritualmente giocando il meglio che può ai giochi neoliberisti e poi dopo si emancipa in maniera neoliberista, come dici tu Giacomo, questa ha guadagnato un sacco di soldi, questa videogiocatrice, no, ha guadagnato un sacco di soldi e quindi ora può giocare in maniera indipendente al gioco del neoliberismo senza fare quello che le diceva papà. Chi lo sa che magari un giorno, come fra l'altro ci ha raccontato Gianmarco, gli ampliamenti dei videogiochi creati dai videogiocatori proprio smontino completamente, no, questi meccanismi, chi lo sa. Vabbè,
Io direi che ci restano 2 minuti, non so se Gianmarco vuole interloquire con noi su questa ultima mia affermazione No, mi sembra perfetta, mi sembra perfetta. Una speranzosa, bella ecco. chiusura. Speranzosa. Va bene, va bene. Allora, io ringrazio davvero tutti per aver partecipato a questo seminario. Innanzitutto ringrazio Gianmarco perché davvero lo ha animato in maniera encomiabile e credo che l'apprezzamento che gli è giunto da Giacomo Conti, che è molto attento ai seminari che si tengono a Nexa sulla realtà virtuale e sui videogiochi, sia prezioso. Ecco. Quindi speriamo di riavere Gianmarco presto con noi, sia per parlarci delle sue ricerche, ma anche per stare con noi, perché il suo punto di vista, ecco, sui media e sul mondo del digitale è effettivamente prezioso. Quindi ti invitiamo ai prossimi seminari di Centro Nexa e ringrazio anche tutti quelli che hanno partecipato e vi do appuntamento ai prossimi incontri di cui verrete a conoscenza grazie all'attività di comunicazione di Anita Botta. Arrivederci e a presto. Grazie. Grazie. Grazie Gianmarco. You are now muted.